Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentrovati in questo nuovissimo video. Oggi rispondiamo a 15 domande indirizzate esclusivamente ai lettori. Con questa luce sembro più bianca di quanto non sia, però va bene così. Io vi lascio le domande giù nell'info box, se volete rispondere, rispondete tranquillamente. Alcune, a tutte, o anche a nessuna domanda, siete liberi di fare come volete. Io vi invito naturalmente a lasciare un commento e farmi sapere le vostre risposte. Iniziamo con la prima domanda, così ci conosciamo anche un po' per chi mi segue da poco, magari. Che libro stai leggendo? Ti piace? Allora, io sto leggendo Il Cannocchiale d'Ambra, quindi il terzo volume della trilogia di queste oscure materie. Sì, mi sta piacendo molto. E vi farò sapere più nello specifico nel reading vlog che uscirà martedì e poi magari nella recensione che farò martedì l'altro, proprio in generale su queste oscure materie, così vi darò un giudizio un po' più completo. Comunque sì, mi stai piacendo. E seconda domanda, ti piacciono di più i libri o i film? E allora, questa domanda è un po' difficile da rispondere, perché se la battono in realtà i libri e i film. I libri sì, naturalmente mi piacciono, i film anche, forse un pelino di più i libri. E poi dipende dal film naturalmente, perché magari ci sono libri che mi hanno fatto schifo e magari in quel caso preferisco un altro film che mi è piaciuto molto o viceversa. E i film tratti da libri solitamente mi piacciono meno del libro, però anche in quel caso ci sono delle eccezioni. E terza domanda, il libro più bello che hai letto e quello che ti è piaciuto meno? È difficile anche questa domanda. E così di getto per il libro che mi è piaciuto di più bello, forse la trilogia di Nevernight. Però anche la trilogia di Perversum, la prima trilogia, e naturalmente poi Harry Potter, Percy Jackson, Hunger Games sono risposte piuttosto prevedibili, no? Però fanno parte del mio cuore sempre. Quello che mi è piaciuto meno, ce ne sono stati diversi, io tendo a dimenticare i libri che mi hanno fatto schifo, però quelli che proprio sono stati proprio una merda, che fanno proprio schifo, non me li posso mai dimenticare. Origin, per esempio, l'ultimo libro di Dan Brown. Quarta domanda, genere preferito? Fantasy, naturalmente. E forse anche i thriller, sì. Soprattutto quelli psicologici ultimamente. Quinta domanda, hai mai comprato un libro solo perché ti piaceva la copertina e il titolo? Sì, cosa ti piaceva tra la copertina e il titolo? Beh, sicuramente sì. Chi risponde no a questa domanda mente, perché io lo so che tutti i lettori forti l'hanno fatto almeno una volta nella loro vita. Io solitamente tendo a comprare più per la copertina, in generale, quando si tratta di compre di questo genere. Il titolo, sì, cioè, più che altro il titolo lo vedo sempre in base alla copertina, cioè se ci sta bene con la copertina, non mi chiedete perché, però faccio sempre questa associazione. Poi magari il contenuto fa schifo, però magari al fuori è bello, insomma. Stessa domanda. Il primo libro che ti viene in mente? Guida Galattica per gli autostoppisti. Settima domanda. Un libro che hai comprato e non hai mai letto? Beh, a voglia quanti ce ne sono. Io tra l'altro ho fatto anche un altro ordine su Amazon ieri di 30 euro di libri. E quindi quelli poi ve li farò vedere. Ce ne sono tanti, quindi non posso rispondere con una domanda. Forse l'ultimo che ho comprato è stato Il mare senza stelle di Erich Morgenstern, che ho comprato e non ho ancora letto. E 8. Ti piace di più prendere i libri in biblioteca o comprarli? Comprarli decisamente, perché poi se mi piacciono me li devo tenere. Poi se sono mediocri o non mi piacciono, tendo a non volerli più. Quindi io me li compro, li leggo, poi se mi piacciono bene me li tengo, altrimenti non lo so, poi o li nascondo, mia mamma non li vuole mai dare via perché dice che comunque sono soldi che io ho speso, che fai? Mi romanzi, li butti via. Ma io li posso vendere, magari trovano qualcuno che li apprezza. Posso anche darli in biblioteca tranquillamente e, o che ne so, posso metterli nella cassetta degli uccelli, troverà qualcuno che li apprezzerà, no?
Non lo so, comunque comprarli decisamente. 9. C'è un libro che rileggessi molto volentieri. La saga di Harry Potter, Hunger Games, Percy Jackson. Ho intenzione di rileggere Percy Jackson tantissimo. E la trilogia di Nevernight, ce ne sono diversi, insomma. Più di tutti Harry Potter e Hunger Games. 10. Scrittore preferito e scrittrice. Scrittrice, io tendo a rispondere la Rowling solo perché mi ha dato un pezzo di cuore, mi ha dato un pezzo di cuore che è Harry Potter, però tendenzialmente non vorrei risponderle con la Rowling perché insomma umanamente siamo molti discordi, però comunque lasciamo da parte queste incongruenze che ci sono. Forse Cecilia Randall anche, ho scoperto questo amore per la Randall. Scrittore J. Christoph, però un po' mi sta accadendo, però queste cose sono un po' di pregiudizi perché l'ultimo libro di Zeo J. sto un po' guardando online che non sta soddisfando molte persone, quindi non lo so se ora, cioè se dopo aver letto L'Impero del Vampiro risponderò ancora con Zio Jay, vedremo per adesso Zio Jay. Poi, 11ª domanda. Il libro più divertente che hai letto e quello più commovente? Allora, il libro più divertente è stato A volte ritorno. Giuro, mi sono fatto un sacco di risate perché nonostante sia così, diciamo, un po' comico, no, molto comico in realtà, e tratta di cose importanti e quindi mi ci sono riviste in quelle concezioni, anche scritte ironicamente. Quello più commovente è forse Il bambino del fiume. Veramente, ho pianto. 12. Libro con il miglior finale. Non lo so. Forse uno dei libri di Jeffrey Deaver. Lui mi lascia sempre spiazzato certe volte. Mi viene in mente lui in generale come scrittore, non un libro in particolare. 13. Un libro che sei stato obbligato a leggere, beh, tantissimi a scuola. Mi ricordo ancora Il fumatio Pascal, mi ricordo Italo Svevo. Lasciamo stare, non voglio ricordare. Un libro che ti ha detto di leggere da prof e non ti è piaciuto? Beh, tutti quelli che mi hanno obbligato a leggere alle superiori praticamente, perché quando io leggo un libro sotto forzatura tendo a schifarlo già dall'inizio. Forse Malavoglia, uno dei tanti. 15ª domanda, l'ultima. Un libro che hai letto in un giorno e uno che hai letto in tantissimo tempo? In un giorno forse Assassino sull'Orient Express, sì, quello che c'è da tantissimo tempo, il secondo volume di Nevernight. Non volevo, in realtà non è stata una cosa proprio più grande di me, più forte di me. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, vi ricordo che ci sono le domande giù nell'info box, potete rispondere, lasciarmi un commento e iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima, ciao!